Signor Presidente della Repubblica, signor Prefetto, Eccellenza, sindaci, sindaci a cui va un grande merito per avere combattuto questa dura battaglia. Oggi intervengo con grande commozione e con partecipazione alle celebrazioni per la festa della Repubblica, 74 anni dal giorno in cui gli italiani fecero con il proprio voto libero ed universale la storia del nostro. Il 20 febbraio scorso, qui a Codogno, la storia del nostro paese è nuovamente mutata, dolorosamente e soprattutto inaspettatamente. Un male imprevedibile ha travolto la vita dei nostri uomini, delle nostre donne e ha devastato con un'incredibile violenza la terra di Lombardia, che è una terra di lavoro, di bellezza, di solidarietà e di progresso. Questi luoghi hanno per primi sofferto le terribili conseguenze dell'epidemia e pagato un prezzo più alto in termini di vite umane e di sacrifici. La Lombardia ha contato troppe vittime, uomini e donne dietro le quali ci sono famiglie, ci sono storie, ci sono affetti che noi dobbiamo ogni giorno ricordare e a cui va il nostro cordoglio. Ma dobbiamo anche ricordare le migliaia di malati che sono state curate con indicibile attenzione, con una forza e una determinazione che soltanto i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri volontari hanno saputo dare. E voglio anche ricordare che un aiuto al nostro territorio è arrivato anche dal resto del mondo, perché anche da terre lontane sono arrivati a darci una mano. A loro bisogna rivolgere, a tutti loro indistintamente, un grande grazie per quello che hanno fatto, un grande grazie per la dedizione che hanno dimostrato e per l'affetto che hanno dimostrato nei confronti di tutti coloro che erano malati. L'emergenza sicuramente sanitaria ha posto a dura prova i cittadini, le imprese, le istituzioni colpiti da una tragedia che ha e avrà conseguenze importanti sulla nostra economia e sul nostro modo di essere. Ci approcciamo ad una nuova normalità che non sarà più la stessa di prima. Dovremo avere ritmi, abitudini, tempi diversi in una sorta di rinnovato senso civico al quale ci dovremo adeguare se vogliamo rispettare la nostra vita, la vita degli altri, la nostra libertà, la libertà degli altri. Nel buio dei giorni trascorsi non è mai mancata la solidarietà e la vicinanza dell'Italia tutta. Innanzitutto io credo che si debba ricordare il nostro Presidente, che ha sempre in ogni momento dimostrato la sua presenza, si è sempre interessato personalmente per sapere come stessero andando le cose sul nostro territorio, quindi lo ringraziamo per oggi, ma lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto anche in questi mesi. Oggi noi questo spirito di vicinanza di tutto il Paese nei nostri confronti, e anche il resto del Paese, ha sofferto, magari un po' meno di noi, ma ha sofferto tantissimo. Ecco, questo spirito di vicinanza e di condivisione deve essere il motore per una ripartenza di un paese unito nelle sue differenze. Dove a lacrime un'altra sventura, non c'è cor che non batta per te. Queste sono le parole del Manzoni alle quali voglio fare riferimento per dire che con queste parole dobbiamo continuare ad amare il nostro territorio e la nostra Italia. Viva la Lombardia e viva l'Italia!